con il signor Bruno, il Lazio da ieri sera è zona gialla, è una misura che ritiene utile, adeguata oppure no? Credo di sì, praticamente diciamo che portare i vantaggi in ogni modo è quello di creare diciamo, una situazione più serena possibile per la La chiusura delle 22 fino alle 5 del mattino è per voi Sì, diciamo commercianti? devo constatare che comunque dopo le 21, dopo le 20 in genere le persone che circolano sono veramente poche, ecco. Credo che sia poco influente questa cosa. Sicuramente per i locali, diciamo, che di solito fanno aperitivi piuttosto che eccetera, veramente l'afflusso non c'è più. I tiburtini come risponderanno secondo lei a queste Ma nuove io norme? vedo molta disciplina, persone che la maggior parte, cioè non tutte, indossano la mascherina, non mi sembra che ci siano persone che in qualche modo rifiutano questa condizione. Ok, grazie. Si attendeva a questo tipo di misura? Una notizia, sì, buona, che almeno siamo gialli, non siamo rossi, quello sicuramente. Il problema è se queste limitazioni porteranno effettivamente a un abbassamento della curva epidemica. Speriamo. Quindi bisogna attendere un Assolutamente po' sì. di giorni. I tiburtini, secondo lei, come risponderanno a queste nuove misure? Come hanno risposto fino adesso alle ultime misure, alle 6:30 Tivoli è vuota, deserta, a prescindere dal fatto che i negozi sono aperti, ma i bar, i ristoranti, eccetera, no, però fatto sta che 6:30, 7, Tivoli non gira più nessuno. Questo è un danno per l'economia. Questo è un grosso danno all'economia. Secondo lei ci vorrà del tempo per recuperare? Ma assolutamente sì, Ok, assolutamente sì. grazie.